Radio Potenza Centrale Notizie. Buongiorno da Carmine Albanese. Ultim'ora, spaccio di droga nel Foggiano. La Guardia di Finanza ha scoperto un box auto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, in cui all'interno c'erano hashish, marijuana e cocaina per un valore di 100.000 euro. La persona che utilizzava il locale come abitazione è stata arrestata ed è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La Guardia di Finanza ha sequestrato complessivamente poco più di 2 kg di droga. Chiusa la statale 18, una grande frana con detriti e massi si è staccata questa mattina a Castrocucco di Maratea da un costone roccioso che sovrasta la strada statale 18, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La frana è stata provocata dalle piogge ed ha danneggiato circa 100 metri di strada. I tecnici della Protezione Civile della Basilicata stanno facendo approfonditi sopralluoghi per stabilire l'entità dei danni, ma fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Festival dell'Appennino Mediterraneo ad Ariano e Sant'Arcangelo. Si conclude nelle giornate di oggi e domani il festival dedicato ai 120 anni dalla nascita di Carlo Levi e ai 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Dopo il grande successo di ieri ad Ariano di Monio Vidia e Giovanni Seneca in Rotte Mediterranee, il festival propone oggi alle ore 19 nella sala polifunzionale San Brancato a Sant'Arcangelo il concerto dell'Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata in Don Carlo. Sempre a Sant'Arcangelo domani alle ore 19 Pietro Verna, Francesco Galizia, Quartetto d'Archi Cecil, Gabriele Zanini e Antonio Palazzo in concerto presentano Appa Pasolini. Calcio Serie C, oggi in programma la 16ª giornata del campionato di Serie C Girone C. Inizia prima il Picerno che dopo 4 risultati utili consecutivi vuole continuare la sua striscia positiva nella partita casalinga contro il Monterosi Tuscia alle ore 14.30. In serata il Potenza ospita al Viviani l'Audace Cerignola con l'obiettivo di proseguire la marcia dopo la buona prestazione di Castellammare di Stabia. Da Carmine Albanese è tutto, grazie per l'ascolto, aggiornamenti alla prossima edizione.